lacrime, capolavoro qui a Wembley contro l'Inghilterra. Siamo stati bravi, abbiamo preso il gol subito e siamo andati in difficoltà, ma poi abbiamo dominato la partita. I ragazzi sono stati, non so cosa dire, sono meravigliosi. Guardando questa gente, questi tifosi, quanto le riempiono il cuore in questo momento? È importante per tutta la gente, per tutti i tifosi. Aveva detto sarebbe bello vincere e giocare bene, lo abbiamo fatto, tutte e due le cose. Siamo contenti di questo. In strada si immagina cosa sta succedendo in Italia? Lo so, spero che festeggino. No, festeggeranno. Questa nazionale 3 anni fa non ci avrebbe scommesso nessuno, lei sì. Siamo felici di questo. Un'emozione incredibile, un'altalena di emozioni, una finale pazzesca. All'inizio sembrava stregata, poi l'avete vinta. Abbiamo vinto, credo anche meritatamente. Sentivamo che c'era nell'aria qualcosa di magico. Lo dicevamo da quando ci siamo ritrovati a fine maggio e ce lo meritiamo noi, se lo merita tutta l'Italia. È stata un'emozione incredibile. Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte di questo grande viaggio in questi 3 anni. Ci sono tanti compagni a casa che hanno fatto parte del nostro gruppo e la dedica va anche a loro. Siamo speciali e godiamocela perché è bellissimo. Qual è stata la chiave di questo successo e dove avete trovato la forza oggi di andare a vincere una partita che si era messa malissimo? La chiave è sempre stata quella di giocare a calcio e divertirsi. Abbiamo tenuto il possesso e volevamo comandare noi la partita e nonostante avessimo preso gol dopo 2 minuti, un cazzotto a freddo così, abbiamo comandato per il resto della partita, abbiamo subito solo un tiro in porta, l'abbiamo voluta in tutti i modi e abbiamo fatto la storia, godiamocela. E poi anche ai rigori, il primo errore è stato il nostro e poi sul rigore che poteva essere decisivo di Jorginho, l'errore. C'avevamo Gigione però, è passato, siamo passati da Gigio a Gigio. È giusto così, veramente siamo felici tutti e non vediamo l'ora di festeggiare domani con tutti gli italiani. Grazie. Complimenti. L'eroe della serata, 2 rigori parati, un altro sul palo anche perché ha costretto l'avversario a sbagliare e un'altra volta, come già con la Spagna, ha fatto vincere l'Italia. Siamo stati straordinari, siamo felicissimi, abbiamo mollato di 1 centimetro. Come dice sempre Acerbi, mancava 1 centimetro e ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Siamo partiti, sapete tutti da dove siamo partiti. È una cosa incredibile, siamo una squadra fantastica, ce lo meritiamo tutti. Com'è stata prendere quel gol a freddo dopo poco più di 2 minuti e poi una gara che sembrava bloccata, sembrava che non riusciste a venire a capo? Poteva ammazzarci, ma quelli non siamo noi. Noi siamo quelli che non molliamo mai e quelli che stanno sempre attenti su ogni pallone. Può capitare di prendere gol, ci mancherebbe, però l'importante era stare lì. Non era facile perché difendevano bene, ma siamo stati spettacolari, ragazzi, siamo stati grandiosi e ci meritiamo tutto questo. Ha raccolto l'eredità di una leggenda del calcio come Gigi Buffon, campione del mondo nel 2006, ha vinto un europeo da miglior giocatore della competizione. Che cosa prova? Gigione è il più forte di tutti. Io cerco sempre di fare il massimo, di farmi sempre trovare pronto, di lavorare al 100%, di dare una mano alla squadra e poi lui è il numero uno e poi vedremo dove arriverò io. Grazie, complimenti. Un colossale, Donnarumma. Federico Bernardeschi, allora una gioia immensa per tutti, per lei forse particolarmente perché questa è la sua squadra, no? Trova poco spazio nella sua squadra di club, eppure in nazionale è sempre stato protagonista. Ma io ho sofferto tanto quest'anno, non è stata una stagione semplice per me e devo dire che quando fai una stagione del genere a volte le cose si complicano, no? Però conosco solo un metodo, è quello di mettersi lì, lavorare, rimboccarsi le maniche anche quando le cose non vanno bene. E devo dire grazie a tutti, grazie ai miei compagni, grazie allo staff,
grazie a quelli che hanno creduto in me, davvero, sempre, anche quando le cose non andavano bene, davvero, perché non è facile, non è facile, ma siamo sul tetto d'Europa. Non potevo essere ripagato in modo migliore, davvero, grazie. È vero che la maglia azzurra dà delle energie supplementari, dà una forza incredibile, ma come si spiega il suo rendimento così differente in nazionale e con i club? Ma questo poi ne parleremo in futuro, io stasera mi voglio godere la serata, mi voglio godere questa cosa che è indescrivibile, è un'emozione veramente non si può descrivere. E voglio ringraziare tutte le persone che mi sono state a fianco, davvero, quest'anno. Non è stato semplice per me, ho sofferto tanto, davvero. Avete avuto davvero paura di non farcela oggi? No, mai, dal secondo minuto ci abbiamo sempre creduto e poi succede che tutto questo che viene ripagato, il cuore viene sempre ripagato. Grazie. E questa è un'emozione incredibile, davvero, incredibile. Grazie. Leonardo Bonucci, miglior giocatore della finale, un gol non pesante di più. Un gol storico. È un sogno che si avvera, devo dire che grande merito al mister, a tutto il gruppo. Abbiamo cominciato a crederci da quando ci siamo ritrovati in Sardegna. C'era qualcosa che era diverso rispetto al passato e mano a mano abbiamo acquisito sicurezza, personalità, unione di un gruppo. E stasera è stata la ciliegina sulla torta che ci fa diventare leggende. Che cosa è davvero incredibile, no? Vincere contro chi ha inventato questo gioco nel tempio del calcio a casa loro. È un godimento unico, stiamo solamente godendo, vedere 58.000 persone che se ne sono andate ancora prima della premiazione è qualcosa di uno che ci fa godere. Adesso la Coppa viene a Roma, pensavano che rimanesse qua a Londra, invece ci sono rimasti male, mi dispiace per loro, ma l'Italia ha dato ancora una volta una lezione. Dalle sue parole si capisce che gli ululati, i fischi, quando avevate il possesso di palla, comunque vi hanno dato anche una carica in più. Avevamo detto durante il riscaldamento che quello che succedeva intorno era solo un contorno. Dovevamo pensare a quello che dovevamo fare in campo ed era semplicemente quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Nessuno ci chiedeva di fare qualcosa in più, semplicemente abbiamo fatto 34 partite senza perdere. Cioè, se facevamo quello che dovevamo fare portavamo a casa la Coppa e così è stato. Grandi, complimenti. Sì, eccolo qui, Matteo Berrettini. Oggi è stata una giornata davvero leggendaria per lo sport italiano in due templi dello sport, due templi londinesi, Wimbledon e Wembley. Prima la sua finale è andata male, ma del resto giocava contro il numero uno al mondo ed è riuscito comunque a vincere il primo set. Ora questa vittoria dell'Italia la ripaga un po' della delusione? Beh, sicuramente, sono venuto qui proprio apposta, nonostante mi sia arrivato un pochino in ritardo, ho visto dal secondo tempo, quindi forse ho portato anche un pochino bene, però dai, una bellissima esperienza, non mi è mai capitato di guardare una partita live, quindi bello, dai. Quanto ha sofferto? Tantissimo, spero che le telecamere non abbiano visto quello che facevo perché stavo soffrendo tanto. E adesso il prossimo torneo, il prossimo slam, già l'US Open, poi il prossimo Wimbledon, sette di poterlo vincere, uno slam. Sono arrivato in finale, quindi perché no? Adesso tra due settimane ci sono le Olimpiadi, quindi un altro grande obiettivo e vediamo quello che succede. Grazie, complimenti.